Parliamo di eroina, il costume che è in uso adesso di fumarla crea lo stesso dipendenza? Sì, assolutamente sì. Anche l'uso di eroina per via inalatoria può creare problematiche di dipendenza. Da qualche tempo, qualche anno, c'è un ritorno dell'eroina fumata, dell'eroina anzi sotto forma di fumo, perché diciamo, intanto è una modalità per la quale il soggetto non si percepisce dipendente dall'eroina, dipendente dalla sostanza, e poi perché, visto che oggi come oggi vanno molto di moda, c'è molta la tendenza ad utilizzare droghe performanti che quindi spingono l'acceleratore sulla componente, diciamo, eccitatoria, sulla componente di performance, appunto. L'eroina poi viene utilizzata per, in qualche modo, visto che è un sedativo, per riequilibrare, tra virgolette, il sistema che potrebbe essere andato troppo in eccitazione. La cannabis utilizzata in campo medico e quindi in un certo senso sdoganata è davvero innocua? Allora, la cannabis utilizzata in campo medico ha sicuramente delle indicazioni, ha anche una sua sicurezza, diciamo, di produzione, di quantità, di principio attivo, per cui si può considerare sicuramente innocua se prescritta e se utilizzata in un contesto di tipo sanitario. Quella che diciamo, si reperisce sul territorio all'esterno chiaramente non risponde di questi requisiti e non è assolutamente una sostanza sicura, ecco. Queste sostanze, la cannabis piuttosto che la cocaina, quali effetti hanno da un punto di vista psichiatrico e dal punto di vista dell'insorgenza di malattie psichiatriche? Allora, noi oggi vediamo spesso, sempre più spesso, anche nelle situazioni come per esempio pronto soccorso, delle situazioni di sviluppo di sintomi psichiatrici che sono spesso sotto profilo dell'agitazione psicomotoria, delle anomalie del comportamento, dell'aggressività e che sono legate all'uso di sostanze. Sia per quanto riguarda la cannabis, che la cannabis sintetica ha delle concentrazioni di THC, il principio attivo, molto elevate e che quindi danno delle alterazioni a livello psichico e comportamentale, significative, sia per quanto riguarda le sostanze come la cocaina, che appunto hanno una, di per sé una forte spinta a determinare una sovrastimolazione. Qual è un campanello d'allarme che potrebbe avvisare i genitori del fatto di avere un figlio che rischia di diventare un tossicodipendente? Ma allora, intanto diciamo che bisogna cercare di mantenere per quanto è possibile un canale aperto di comunicazione con i figli e quindi questo non è che si può iniziare da un momento all'altro solamente perché magari il figlio è entrato nella fase dell'adolescenza o perché magari si verificano delle situazioni di difficoltà a scuola o cose di questo tipo. Ci deve essere una continuità. Poi all'interno di questa continuità ci possono essere per esempio appunto delle alterazioni del rendimento scolastico, ci possono essere delle modifiche del carattere, ci possono essere tutta una serie di situazioni che in qualche modo stanno ad indicare un cambiamento rispetto ad una situazione precedente. Va detto altresì che comunque l'adolescenza di per sé, essendo una fase di passaggio, una fase di transizione, comporta, diciamo, delle modifiche e dei cambiamenti, quindi a volte può essere anche piuttosto difficile ad andare a identificare quello che è un cambiamento, una modificazione legata al semplice passaggio adolescenziale da qualche cosa di differente.